C'è un futuro per la 3 Epic? Se lo sono chiesti molti auronzani venerdì 30 novembre scorso durante un incontro pubblico incentrato sul destino della celebre manifestazione sportiva, culminata quest'anno con il mondiale marathon di mountain bike. L'intera questione è stata generata dal mancato rinnovo da parte del comune della convenzione con Pedali di Marca, il team che gestisce l'evento sportivo. Una serata che ha visto la partecipazione dei cittadini e dei diretti interessati, ma che non ha registrato la presenza di una rappresentanza dell'amministrazione in carica. È stato un incontro, direi, interessante, perché chi ha voluto esprimere la propria opinione l'ha potuto fare, e soprattutto perché c'è stata la possibilità di chiarire alcune cose che sicuramente la popolazione di Auronzo non aveva avuto modo di capire. Noi abbiamo ribadito la volontà che nel 2020 c'è la possibilità di rimettere in piedi un progetto legato alla mountain bike e al ciclismo su strada. Certo, non lo possiamo noi da soli come Pedali di Marca, quindi associazioni di volontariato, ma bisogna, come all'inizio nel 2014, riunire le tre componenti, cioè l'associazione sportiva, l'amministrazione comunale e il consorzio turistico. E la risposta del sindaco Pais Becker non tarda ad arrivare. Innanzitutto, l'amministrazione comunale non ha mai affermato di non volere più organizzare la 3 Epic, anzi la manifestazione è stata apprezzata anche in sede di consiglio comunale. La questione è stata assolutamente strumentalizzata, è diventata una questione politica con l'obiettivo di qualcuno, soprattutto del gruppo di minoranza, di dividere la cittadinanza su questa questione e fare polemica che in realtà non avrebbe assolutamente dovuto esistere. Non abbiamo avuto alcun contatto da parte dell'organizzazione di Pedali di Marca, non ci hanno mai chiesto nessun incontro in amministrazione comunale, quindi la convenzione è scaduta perché scadeva con i mondiali e spetta sicuramente all'associazione sportiva fare delle proposte.